Quindi sarà un po' più fiscale nell'interruzione dei singoli interventi, ma allo scopo di consentire a tutti di contribuire. Premesso tutto questo, darei la parola al dottor Russo per una prima risposta ai quesiti, diciamo, rimasti in sospeso nella scorsa seduta, e poi procediamo come concordato. Grazie ancora e la parola al dottor Russo. Allora, buonasera a tutti di nuovo. Capisco la ristrettezza anche dei tempi e quindi diciamo, procederei in questo modo. Io ho un fascicoletto per ognuno degli interroganti e proviamo a dare risposta. Allora, comincio dai quesiti che erano stati posti dall'onorevole Gianassi. Aveva sollevato il dubbio, chiedeva informazioni e dati relativi alla possibilità di individuare nella istituzione dei nuovi 15 reati una delle cause del sovraffollamento che si era determinato. Allora, noi abbiamo fatto estrarre i dati statistici e in realtà non è possibile affermare dalla serie storica, sia relativa a, diciamo, agli ultimi anni, sia relativa più specificamente agli ultimi mesi, non è possibile affermare un collegamento con i 15 reati. Noi abbiamo un aumento sia dei soggetti definitivi, quindi l'aumento complessivo dei detenuti, si ricava sia da un aumento, siamo passati, diciamo, negli ultimi, per fare riferimento dal settembre 2023, sono circa 6 mesi, l'epoca della data del settembre 2023 la prendo anche con riferimento a un altro dubbio che era stato sollevato, la possibilità che la nuova norma sull'articolo, sul quinto comma dell'articolo 73 poteva avere avuto un'influenza. Quindi diciamo siamo passati da 43.500, 43.900, 44.174, quindi con un incremento di 100-200 unità di detenuti divenuti definitivi, quindi sicuramente non collegabili a nuovi reati commessi. Lo stesso incremento, esattamente lo stesso in percentuale, è relativo ai nuovi ingressi nel medesimo periodo con riferimento ai soggetti imputati, quindi non verosimilmente nel cui numero entrano anche quelli che hanno commesso nuovi reati. Da 9.420, 486, 9.300, 9.536. Io in ogni caso vorrei poter lasciare questa documentazione. Se la Commissione ritiene, magari non adesso, ma dandoci il tempo di fare diciamo un appunto ragionato, però tutti questi documenti saranno acclusi all'appunto che diamo. Grazie, questa è un'ottima soluzione, quindi apprezziamo molto la disponibilità. Diciamo che stiamo. Presidente, visto. Cui ha fatto riferimento prima, che cosa, noi partiamo da 60.000 circa come detenuti, 43.000 invece questo numero a cosa si riferisce, a quali detenuti? Allora, facciamo riferimento alla data del 19 febbraio 2024, quindi l'ultimo dato. I detenuti complessivamente sono 60.926 alla data del 19 febbraio. 60.926. Di costoro, 44.681 sono definitivi, mentre 9.536 sono in attesa di primo giudizio. Sommando questi due numeri, c'è una differenza che manca, che sono gli appellanti e i ricorrenti. Non li ho citati perché la domanda era stata posta sul problema dei nuovi reati hanno generato un flusso maggiorato di ingressi in carcere? Allora abbiamo escluso i definitivi. Io escluderei per ovvie ragioni gli appellanti e i ricorrenti, perché significa che l'iter processuale è già abbastanza avanzato. Quello che ci può interessare è quello dell'attesa di primo giudizio, gli imputati, diciamo così, o quelli in misura cautelare. Bene, con riferimento a questa colonna c'è un aumento costante, che ovviamente
è diverso da quello dei definitivi, ma ci premeva di sottolineare, io l'ho analizzato con i miei collaboratori, perché mentre negli anni passati un aumento importante di questa crescita della presenza detentive era legato al fenomeno della misura cautelare, cioè di aumento di soggetti non ancora definitivi. Adesso invece riscontriamo che aumentano di mese in mese anche i soggetti che sono definitivi, aumenta il numero dei soggetti che sono definitivi. Io non ho gli strumenti come DAP per comprendere, a meno che di mettere su insomma, una ricerca ad hoc per comprendere qual è la ragione. Mi domando, ma veramente è una ipotesi, se anche l'efficientamento collegato alle nuove regole del PNR del processo penale non abbia portato a questo. Potrebbe essere una delle cause. Comunque la risposta quindi è a mio avviso negativa sull'incidenza, almeno allo stato attuale, significativa dei 15 nuovi reati. Fatto verificare anche sempre in quest'ottica la domanda era finalizzata, immagino, non a comprendere strettamente l'impatto politico di quelle norme, ma di capire come gestire l'affollamento. E allora ho fatto verificare anche il numero degli usciti dai nostri penitenziari, la serie storica. Allora, tra usciti in libertà e usciti con misure alternative, escludiamo il 2021 per ovvie ragioni, 2000, Covid, quindi è tutto alterato. Nel 2022 sono usciti 45.279 persone. Di cui 45.279 in tutto il 2022, di cui 27.000 in libertà e 866, io arrotondo un po' i numeri per semplificare, poi avrete il documento, e 17.413 in misure alternative. Nel 2023 sono usciti in libertà un totale di 45.993, quindi un maggior numero, sia pure di poco. Le indiche 17.401 sono aumentati quelli usciti in libertà, 28.592. Va detto anche che questo dato, se letto nell'ambito della serie storica, attesta una tendenza del tutto nuova che potrebbe essere anche un'onda lunga dei processi che non si sono fatti per il Covid, perché per esempio nel 2014 sono uscite 72.000 dico grossolanamente persone, nel 2015 57.000, 2016 54.000, 2017 54.000, 2018 54.000, 2019 54.000, 2020 52.000, quindi siamo sotto rispetto a quel dato. È ancora l'onda lunga della frenata che si è avuto per il Covid? O quali sono le ragioni per cui non escono in libertà? Qui si tratta di decisioni giudiziarie sostanzialmente. Solo per sul documento, Presidente, c'è la serie storica anche dei numeri delle misure alternative, no? Nelle uscite che lei ci consegnerà. Sì. Grazie. E anche qui c'è interessantissimo guardare che anche qua c'è un decremento straordinario, 20.000, 18.000, 20.000, 17.000. No, ma infatti il motivo della mia domanda era proprio quello, cioè lo scarso uso delle misure alternative forse dovrebbe essere un problema. Sì, c'è un decremento per entrambi i valori, quello delle misure alternative sicuramente è una cosa su cui si può incidere. Non so se vale la pena, però forse a chiarimento mi piaceva sottolineare questa, a proposito delle misure alternative. Premessa la misura alternativa, come ovvio, è una decisione di tipo giudiziario. Noi però come amministrazione penitenziaria, siccome siamo veramente convinti, il precetto costituzionale, lo sapete meglio di me, parla di pene, quindi la pena non è solo quella intramuraria, e siamo veramente convinti che bisogna assegnare una esecuzione della pena la più appropriata a ciascun detenuto.
Detto questo, che cosa può fare l'amministrazione penitenziaria? Offrire la possibilità non solo e non tanto alla popolazione detenuta, ma ai decisori, quindi alla magistratura di sorveglianza, delle occasioni valide, delle occasioni su cui puntare per testare, per provare, per sperimentare anche forme di misure alternative rispetto alla detenzione e in maniera forse un po' più ampia rispetto a quanto non si faccia adesso. Io torno a sostenere quella idea che abbiamo esaminato nella scorsa audizione, diciamo in una chiave deflattiva. Noi analizzavamo quali erano le possibilità a cui fare ricorso per alleggerire il numero dei detenuti, ma la possiamo leggere anche in una chiave, insomma, proattiva rispetto a una detenzione più giusta, più umana, più costituzionalmente orientata. Una rafforzamento, un potenziamento delle misure alternative, al di là del fatto che rischia, che ci speriamo possa portare alla riduzione del numero dei detenuti negli istituti, in realtà consentirebbe di assicurare una esecuzione della pena più confacente. Faccio un esempio: noi abbiamo, lo abbiamo detto l'altra volta, dopo rivediamo i numeri, circa 9.000 persone che hanno una pena da scontare ancora, quindi non è la pena inflitta, ma la pena residua, circa 9.600 persone di un anno. Quindi queste persone entro 12 mesi, alcune delle quali entro un mese, entro tre mesi, entro sei mesi, saranno rimesse in libertà. Si tratta di soggetti che hanno commesso reati anche gravissimi, sono ex omicidi che hanno scontato la loro pena, trafficanti di droga. Si tratta di soggetti che di qua a pochi mesi ritorneranno nel contesto sociale. Una volta fatta la scrematura dei soggetti pericolosi, quelli ascritti ai 10.000 dell'alta sicurezza e i 725 del 41 bis, su tutti gli altri fare un investimento selettivo da parte della magistratura di sorveglianza e domandarsi: ma uno spacciatore di droga è più conveniente che io negli ultimi 6, 9, 12 mesi lo tenga ancora in un istituto penitenziario, magari in una casa circondariale perché la pena era inferiore ai 5 anni, dove non è appieno dispiegata la funzione trattamentale? O non è meglio affidarlo ad una comunità educante, una comunità educante particolarmente attrezzata, inserita in un elenco validato, formulato da proposte regionali, ma validato dal DAP, con delle modalità di assistenza e di governo di questa attività educativa molto stringente? Ad esempio, i soggetti che vengono inviati in queste comunità, ne abbiamo diverse centinaia già nel nostro paese, funziona questo sistema. Il provvedimento del magistrato in relazione a questi soggetti prevede che possano uscire per andare al lavoro o per sbrigare altre incombenze non accompagnati. Immaginare invece di imporre, tra virgolette, di concordare con queste comunità educative forme di vigilanza e di controllo continuativo anche durante la vigenza di questo tipo di esecuzione di pena detentiva. Una pena detentiva che viene quindi restituita al territorio, riaffidata alle comunità attraverso queste comunità, dico alle comunità sociali attraverso queste comunità educative, chiamando la società non solo a partecipare, come vi dicevo e auspicavo la volta scorsa, all'interno delle mura del penitenziario, a venire a concorrere all'esecuzione della pena, ma anche ad accogliere chi sta per svolgere questo percorso di reinserimento che è all'ultimo miglio. Vediamo se riesco a fare un po' più rapidamente le altre risposte. Dunque, colmare, sempre l'onorevole Gianassi aveva sollevato la questione dei vuoti, anche credo l'onorevole Cafiero, dell'organico, della polizia penitenziaria soprattutto, ma in generale degli appartenenti. Allora facciamo chiarezza, anche perché è uno stillicidio di notizie che io leggo molto parziali, perché ognuno giustamente ha una focalizzazione territoriale e quindi viene aggiunto il dato soltanto relativo al singolo penitenziario dove magari viene effettuata una visita o dove c'è una eco giornalistica per un evento che si è verificato.
Allora, la dotazione organica della Polizia Penitenziaria, parliamo, è 42.850 unità. Risultano presenti in servizio, diciamo in servizio, però comprendo in questo numero anche i soggetti che in realtà sono in malattia, sono presso la commissione medica, diciamo sono, figurano assunti e in servizio 35.717 unità, mancano 7.133 unità, la scopertura è di poco più del 16%. Allora, anche qui non bisogna, è una enormità rispetto al compito che deve essere svolto, che comporta questa carenza straordinaria, l'assunzione da parte di chi è in servizio di un ruolo a mio avviso spropositato, un ruolo che viene svolto generosamente ma con pericoli. Scusi Presidente, sempre suo tramite, solo per chiarezza, presenti in servizio che intende? Che stanno in carcere o per esempio fanno le scorte? Allora, in realtà è un numero molto, diciamo, questo numero comprende tutti quelli che vengono stipendiati come in servizio, quindi anche quelli che sono, ripeto, inviati alla commissione medica piuttosto che... Non tutti sono in carcere, alcuni sono presso i provveditorati, presso il DAP, sono addetti ad altri servizi, c'è il NIC, c'è il GOM, ci sono i cinofili, c'è un minimo contingente anche addetto alle scorte. Ed è possibile sapere esattamente quanti di questo organico lavora nelle carceri? Non glielo so dire, adesso le faccio avere sicuramente la suddivisione. Allora, anche qui bisogna fare, è un numero, abbiamo detto, la carenza è spropositata, che costringe a fare doppi turni, tripli turni, a protrarre lo straordinario con riverberi negativi sulla stessa efficienza dell'attività del singolo poliziotto. Però dobbiamo amministrare le risorse che abbiamo e siamo avvantaggiati durante questi ultimi 12-15 mesi di una immissione in servizio di 1.300-1.350 1.315 unità a vario titolo. Va anche detto che queste immissioni, che pure hanno portato un flusso di risorse importanti, che hanno alleggerito gli oneri che gravano sulla Polizia Penitenziaria, in realtà sono andati a colmare dei vuoti che si erano stratificati nel corso degli anni. Gli ultimi concorsi per l'accesso ai funzionari risaliva al 2006. L'ultimo concorso, precedente concorso per il ruolo degli ispettori, il ruolo degli ispettori è centrale nell'ambito dell'attività, non è la, perdonate il termine, la bassa manovalanza, ma è il ruolo di chi è preposto a posti di servizio nodali per la sicurezza e per questa sinergia con gli aspetti trattamentali. L'ultimo concorso per ispettori risaliva al 1996 con immissione in ruolo nel mese di ottobre 2001. Potrei continuare con i sovrintendenti e gli assistenti e gli agenti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con le immissioni degli ultimi 15 mesi noi siamo andati a tamponare delle lacune che si sono stratificate nel tempo e che non solo hanno depauperato la forza d'urto di queste risorse, ma soprattutto hanno creato uno scalone, perché constateremo che a mano che vanno in pensione tutti i soggetti il cui termine, diciamo, di quiescenza ricade in questo periodo, noi non li potremo immediatamente sostituire. Devo dire la verità, il governo ha autorizzato, credo per il 2023, 24, 25 e 2026, l'assunzione in deroga e quindi in più rispetto alla necessità del turnover, un'assunzione di 200-250 unità in più. E questo vale, diciamo, a colmare quel ritardo retroattivo, ma come vi rendete conto, 20 anni, 15 anni di mancati concorsi non si possono certo colmare con 200 o 250 unità per ogni mese, per ogni anno. Scusate. Presidente, mi scusi, per suo tramite una precisazione, perché non ho compreso una cosa.
Quelli che state immettendo adesso, di cui parlava, quindi sono dei concorsi banditi quando? Perché sono... non quelli del 90 a cui ha fatto riferimento, giusto? Certo, okay. No, no, questo perché rimaneva agli atti questo, perché l'ultimo concorso è quello del 90, oppure quello del... E invece voglio capire l'immissione, diciamo, di questi... No, sono tutti concorsi che sono stati determinati e realizzati negli ultimi 15 mesi. Negli ultimi 15 mesi abbiamo dato avvio a... per gli agenti, che è il numero più consistente, al 181esimo corso, erano circa 1350, sono già negli istituti. Il 182esimo corso sono 248 unità, l'abbiamo iniziato nel mese di ottobre e concluderemo il 183esimo corso nel giugno del 2024. Così, sempre per capire il dato, queste sono immissioni in servizio, quindi di agenti, mi immagino, attinti da una graduatoria. La graduatoria a quale concorso si riferisce? No, sono vincitori di concorso. Vincitori di concorso, sono qual vincitori. È il concorso che hanno vinto per completezza, per capirlo? Scorrimento di graduatorie per gli agenti, scorrimento di graduatorie che sono state approvate nel 2020 e nel 2021. Quindi c'è stato un blackout di una quindicina di anni nella formazione dei concorsi. Poi sono stati sbanditi i concorsi, ma non sono stati assunti. Quindi non sono state stanziate somme per pagare questi vincitori di concorso e quindi si è deciso di assumerli. Credo che per l'onorevole Gianassi più o meno insomma, le risposte erano queste. Sì, grazie, mi permetto di interromperla un attimo solo per organizzare un po' i tempi. La risposta ad un solo deputato ha occupato, interruzioni frequenti comprese, 21 minuti. Quindi io cambierei completamente passo, andando in modo molto più sintetico a rispondere agli altri quesiti, direi dandoci circa una decina di minuti per rispondere alle domande, ai quesiti della scorsa seduta, lasciando spazio poi eventualmente ad ulteriori interventi dei deputati e per fare poi un giro finale di risposta che può essere integrativo di quello della volta scorsa e aggiuntivo di quello della precedente, altrimenti rischiamo con questo ritmo di non riuscire neanche a concludere le risposte entro le 15. Presidente, prego, onorevole Caffiero De Rao, prego. Se andiamo troppo velocemente però finiamo per non comprendere esattamente, perché come ha visto via via che parlava è stato necessario chiedere, ma per una precisazione, per non lasciare il vuoto che poi avrebbe determinato altre domande. Per cui se fosse possibile con chiarezza e completezza e poi se fosse necessario chiederemo ancora una volta la cortesia di ritornare. Certo, sicuramente non possiamo. Se corriamo finiamo per non capire, e poiché per ben comprendere la situazione è necessario che spieghi per bene le domande importanti, credo che già le abbiamo fatte, credo. Poi è chiaro che qualcuno forse non le ha fatte, ma in via generale in tanti le abbiamo fatte. E avere una risposta non voglio andare oltre. Chiaro, no, stavo solo notando che se ci sono circa almeno un'altra decina di colleghi a cui dare una risposta puntuale con un fascicolo per ciascuno, a 20 minuti a deputato, se sono 10 sono 200 minuti, senza ancora che nessuno di voi possa intervenire, e ne abbiamo diciamo 60 da adesso al question time di minuti, quindi... Considerato che il dottor Russo ci ha già gentilmente comunicato che lascerà anche della documentazione che noi possiamo acquisire, visionare, approfondire, io farei così, farei un primo giro di risposte velocizzate in modo che a ciascuno dei colleghi che ha formulato i quesiti nella scorsa seduta possa avere sinteticamente una risposta e poi ci teniamo gli ultimi 40 minuti per un secondo giro di domande di dettaglio o di repliche da parte vostra a cui il dottor Russo potrà rispondere, se no non ce la facciamo fisicamente. Nulla ci impedirà poi di riaggiornarci in futuro in altre occasioni, senza ovviamente farlo settimanalmente, ma è l'unico modo per consentire a tutti di poter partecipare.
Bene, do nuovamente la parola al dottor Russo. Sì, onorevole Di Biase. Allora, chiedeva qual era la situazione delle donne detenute con bambini in carcere al seguito. Allora, attualmente la situazione è quella di 21 donne con 24 bambini. Gli istituti che ospitano questa situazione sono i cosiddetti ICAM, come mi pare che fosse stato già notato nella domanda, nel quesito. In realtà soltanto quello di Lauro, l'istituto di Lauro, è specificamente riservato a questo tipo di trattamento. Negli altri casi si tratta di dei reparti, diciamo, specializzati con una vocazione estremamente avanzata, ma inseriti in un contesto, in un complesso di istituto ordinario. Va detto questo, intanto in quanto al numero, io diciamo, vorrei offrirvi, in modo da contestualizzare l'esperienza italiana, che è un'esperienza ovviamente che precede la mia assunzione di questo ruolo, io ho trovato e mi è stata raccontata come una esperienza splendida, unica in Europa, quella che l'Italia, il nostro paese, fin dal 2014 ha assunto, poi è stato rinnovato ripetutamente, questa Carta Nazionale dei Diritti dei Figli di Genitori Detenuti. Siamo l'unico paese in Europa ad essere dotati di questa carta. È una sottoscrizione che è stata da ultimo rinnovata dal ministro Cartabia e che era promossa dall'Associazione Bambini Senza Sbarre, che è una delle più attive su questo tema. In chiave comparativa, quindi premesso che siamo i più avanzati a livello paranormativo, c'è questa attenzione e che si trasforma, io vi inviterei veramente ad andare a vedere non tanto l'istituto di Lauro, che diciamo ha questa vocazione univoca, ma credo che molti di voi l'abbiano già visto, il nido di Re Bibbia, di Roma Re Bibbia, dove lasciamo con gli occhi aperti, con la bocca aperta, i visitatori da tutto il mondo che vengono a vedere la qualità del... Beh, c'è questo dato. Allora forse sarebbe utile però questa chiave comparativa internazionale. Teniamo presente... No, l'Ungheria no, però per esempio alla Francia, dove ci sono l'ultimo dato statistico era quello dell'offerta ufficiale dal Consiglio d'Europa, dove quando in Italia avevamo 15 donne madri detenute, in Francia ce n'erano 21, in Portogallo 16, in Spagna 120, in Turchia non lo dico neanche il dato e così via. Quindi diciamo, in ambito europeo non mi sentirei il fanalino di coda, soprattutto per questa attenzione che viene dedicata specificamente. Un dato che può essere utile anche quello la serie storica delle presenze. Beh, noi siamo passati dai 57 madri detenute con figli in istituto del 2012 a 49 nel 2015, a 50 nel 2017, 50 nel 2019, in periodo di Covid 20, 26, 28, poi siamo scesi progressivamente 16, 24, 16, 16, 20, 21. Quindi ci siamo attestati, diciamo, a partire nell'ultimo decennio su delle quote che sono almeno la metà della media del periodo precedente. Presidente, può anche specificare un altro dato? Prego, onorevole Mattone, fermo, però, e Di Biase, però io lascerei, limitiamo le interruzioni, perché altrimenti facciamo fatica. Adesso già che... Può specificare che le detenute che stanno in carcere con i figli sono tutte trafficanti internazionali di stupefacenti con condanne superiori ai 10, 12, 16 anni di carcere? Grazie. Grazie onorevole Mattone, aveva chiesto di interloquire un attimo l'onorevole Di Biase, prego. Sì, no, dopo la puntualizzazione dell'onorevole Mattone vorrei sottolineare che parliamo di 24 bambini innocenti all'interno delle sbarre, diciamo, cambiando l'ordine degli addendi forse il risultato in questo caso cambia. Una puntualizzazione sui numeri.
il dato che lei ci ha dato è di 24 bambini, l'unica realtà, diciamo, fuori dalle sbarre, definiamola così, è l'ICAM di Lauro, sì. È corretto? Sì. Nel dato che lei gentilmente ci ha fornito, cioè, ci sono anche le case famiglia? Non ci sono le case famiglia. E qual è il dato dei bambini detenuti all'interno delle case famiglia? Allora, io non ce l'ho qua adesso, però quello delle due case famiglia, Roma e Milano, è un dato che ovviamente anche in virtù della carta che ho menzionato noi intendiamo ad incentivare. Okay. Le assicuro che ci sono posti vacanti, certo. Quindi diciamo, lo sforzo che noi possiamo fare è offrire, certo, alla magistratura la possibilità di collocare, perché, perfetto, questo è il nostro interesse, queste donne, madri con bambini, in un luogo diverso. Se non viene fatto, io non ho non sono in grado di rispondere all'onorevole Matone, nel senso non ho la casistica specifica, ma mi segnalava l'ufficio detenuti che per tutte le donne detenute la magistratura non ha ritenuto opportuno, per la gravità del reato commesso, per il comportamento, di collocarle al di fuori dell'istituto detentivo, sia pure l'ICAM, quindi a trattamento avanzato per le donne madri. Quindi c'è una valutazione di gravità oggettiva che viene fatta dalla magistratura. Abbiamo dei posti vacanti nelle case sia di Milano che di Roma. Perfetto, la ringrazio. Mi preme puntualizzare che per noi, diciamo, il punto centrale è l'interesse supremo del minore che è in carcere. Quindi io risottolineo che noi abbiamo 24 bambini innocenti all'interno delle sbarre. Io penso che vada invertito l'ordine di attenzione rispetto a questo. Sono diversità di punti di chiedo vista. Scusa collega, però un conto è se si interrompe per chiedere un dato che è sfuggito, altrimenti se diventa un intervento di legittime considerazioni politiche non ne veniamo fuori nella gestione. Questo, cioè, lo può fare poi nel giro di considerazioni politiche che ciascuno farà a sintesi, altrimenti se interrompiamo per fare, diciamo, delle considerazioni e non solo dei quesiti non riusciamo a concludere l'intervento. E certo, a maggior ragione, appunto, quindi se lo lasciamo concludere tutti possono farlo, altrimenti rischiamo di non concludere. Prego, dottor Russo. Per concludere sul punto, lei chiedeva anche di verificare l'attendibilità, in realtà non in questi termini, ma aveva sottoposto dei dati di Antigone. In realtà non sono corretti per quelle ragioni che esplicitavo prima, ma a dire il vero è la stessa Antigone che si premura di segnalare che i dati non sono comparabili, vengono esplicitati in quella ricerca, quella a cui faceva riferimento lei, dove eravamo secondi solo alla Polonia in questa classifica, in queste maglie nere. In realtà anche Antigone diceva non si tratta di dati comparabili perché vengono forniti con metodi diversi. Quindi io preferirei fornire a voi che siete i decisori i dati, quelli oggettivi nostri statistici. Dunque, onorevole Matone, che aveva sollevato la questione del sovraffollamento delle carceri sollecitando quella verifica che abbiamo fatto, quindi le norme introdotte non si può dire ad oggi che abbiano determinato un sovraffollamento, non è collegabile a nuovi reati da settembre scorso in poi. Motivazione del suicidio è dovuto forse perché si arriva al suicidio, forse fallisce il colloquio di primo ingresso. In realtà, l'esperienza del gruppo di lavoro che è stato costituito rileva che il colloquio di primo ingresso viene fatto bene. Io ho fatto fare un approfondimento perché ho capito che il dato storico del 2022, diciamo, aveva meno appeal nei vostri confronti, che avete, diciamo, l'urgenza di capire il fenomeno, e ho fatto fare una mini verifica sui 19 suicidi del 2024. In tutti questi casi è stato verificato che il colloquio di primo ingresso o i primi approfondimenti erano stati fatti correttamente,
Il problema, come ci dicevamo l'altra volta, è la prosecuzione di questo monitoraggio, che non può esaurirsi nell'attività di un singolo contatto con lo psicologo, con l'equipe multidisciplinare, ma che deve nutrirsi di informazioni costanti. Noi possiamo aiutare, e già esistono i protocolli per la prevenzione dei suicidi che elencano una serie di anomalie, una serie di comportamenti sintomatici di una deflessione dell'umore, sintomatici dell'emersione della patologizzazione di questo disagio psicologico, eccetera. Ma quello che occorrerebbe è essere presenti nel momento in cui costantemente viene vissuto il disagio da parte della popolazione detentiva. Come si fa? Si fa attraverso l'attività trattamentale, cioè si fa tenendo impegnati non le ore dei soggetti, ma la speranza del soggetto di ritornare ad essere un cittadino normale. Non mi ricordo se l'ho usato l'altra volta con voi o in un'altra occasione. Non si tratta di questo termine, non si tratta di disperati, ma si tratta di soggetti. C'è un termine inglese che è hopelessness, la mancanza di speranza. Non sono disperati, bisogna regalare loro, offrire loro, fornire loro la possibilità di crearsi un percorso di vita dentro e quando fuori dal carcere, quando lo ultimeranno. Supporto ai detenuti, anche se non definitivi. Un altro dato che emerge forte, lo accennavamo solo l'altra volta, è che la maggior parte dei suicidi avvengono nelle case circondariali. Come sapete, purtroppo non è una situazione che risale a decenni, anzi più decenni. Nelle case circondariali ci sono alcuni definitivi, nelle case di reclusione ci sono molti in attesa di giudizio. Quindi non c'è quella demarcazione che il legislatore aveva immaginato, anche con una differente applicazione trattamentale tra chi è definitivo e chi non è, in realtà sfuma nella individuazione degli istituti ed è rimessa alla organizzazione degli istituti stessi. Questo comporta che, dovendosi dare prevalenza al mandato costituzionale della rieducazione, ci si concentra sui definitivi e si lasciano popolazioni di 20.000, 18.000 soggetti che sono ancora non definitivi senza questa attività intensiva di tipo trattamentale. Che cosa si è pensato di fare e che cosa si è fatto? Con il mio avvento, abbiamo soltanto cercato di potenziare questo aspetto, quindi non è una innovazione nostra. Quello di concentrarci per i circondarialisti, su attività possibili, quelle di studio, quelle di sport, quelle educative. Noi abbiamo messo in campo nel 2023, grazie a Sport e Salute, io mi sono dedicato e penso che questo possa essere considerato un modello anche per chi verrà dopo, a creare le sinergie tra realtà e istituzioni che già esistono nel nostro paese, già funzionano, fanno la loro parte su questo tema, che magari non la fanno insieme. Con Sport e Salute nel 2023 abbiamo creato 116 progetti in 60 istituti diversi, dedicati in 6 casi al personale di polizia penitenziaria, negli altri casi alla popolazione detenuta. Una attività di incremento della disponibilità di palestre, di campi sportivi, attrezzature, istruttori, l'attività scolastica. Abbiamo portato a circa 490 i corsi universitari. Abbiamo oltre 20.000 studenti di ogni ordine e grado e quasi il 50% di questi studenti supera l'anno scolastico, viene promosso a indicare una significatività dell'impegno che gli studenti stessi e i nostri istruttori mettono nel conto. A proposito delle sinergie, non voglio spoilerare un'iniziativa che di qua a qualche settimana vediamo di concretizzare in maniera ancora più solida, ma con il presidente del CNEL, il presidente Brunetta,
stiamo pensando di portar dentro a queste nostre problematiche tutta la filiera dei produttori di materiale informatico per dotare tutte le aule di tutti gli istituti penitenziari del nostro paese di lavagne elettroniche, lavagne elettroniche particolarmente sicure perché consentono diciamo, collegamento biunivoco, quindi anche per le lezioni a distanza, in modalità sicura, in modo da impedire che possano essere utilizzate per veicolare informazioni all'esterno. Facciamo un'altra attività, questo ve lo voglio lasciare subito, perché è l'elenco delle best practices che vi ho detto di aver istituito e che vi ho citato anche l'altra volta. Io mi sono fatto fare il conto e vi invito veramente, se siete interessati, troviamo una modalità, se volete ne do informazione settimanale al Presidente della Commissione Giustizia o se volete lasciare al DAP le vostre indirizzi email. Noi facciamo, negli ultimi sei mesi abbiamo fatto 1340 eventi nei nostri istituti, dalla cantante Paola Turci alla Fondazione Einaudi, dagli scout alla comunità di Sant'Egidio, da attività di affiancamento ai nostri operatori, a chi si sforza quotidianamente di reggere questo peso enorme, ad attività totalmente innovative, totalmente straordinarie. Abbiamo portato delle maschere del Carnevale di Ivrea nell'istituto penitenziario. Per farvi rendere conto di come l'intento è proprio quello di trasformare la detenzione. Ovviamente sono tutti tentativi, tentativi che possono allineare in una percentuale, io spero, la più ampia possibile della popolazione detentiva, ma certo non va. Questi, insomma, li consegno, sono proprio le best practices che abbiamo fatto. Chiarimento, e finisco l'onorevole Matone sulla questione degli avvocati. Aveva giustamente sollevato la questione, dice sì, è bella la partecipazione che voi richiedete agli avvocati, che quindi si sentiranno più responsabilizzati anche nel contatto con il cliente, nel segnalare. Io ho portato, ve lo lascerò in questo appunto perché vi farò avere questo protocollo pilota che è stato fatto qualche anno fa, quindi prima che arrivassi io a Milano, per segnalare, per trovare canali di segnalazione da parte degli avvocati. Giustamente diceva l'onorevole Matone, e chi non ha avvocati, i disperati, che è proprio il ceto all'interno del quale è più facile rinvenire la patologia, il disagio che poi si trasforma in suicidio. Bene, abbiamo stilato, ve lo accennavo l'altra volta e anche questo ve ne farò avere copia, questo rapporto con l'ASGI, che è un'associazione di avvocati ASGI APS di 500 avvocati in tutta Italia che gratuitamente si sono impegnati attraverso incontri in presenza con detenuti, soprattutto stranieri, previa naturalmente volontaria adesione dei detenuti, di fornire loro tutte le informazioni possibili per ricorrere a pene alternative, per godere dei benefici, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo in parte pensato anche a questo aspetto. Poi, onorevole D'Orso. Sì, la interrompo un attimo perché stiamo ottenendo la media di circa 20-18 minuti a risposta, e quindi abbiamo fatto solo 3 degli oltre 10 deputati che hanno fatto così. Io farei una alternanza dando rapidamente la parola, partendo da chi ha parlato di meno nella scorsa seduta, per poi a quel punto riprendere eventualmente le risposte. Mi chiedeva ad esempio l'onorevole Dori di poter fare un intervento. Avendo finora il suo gruppo parlato solo per 2 minuti e 50, poi anche l'onorevole Varchi, che dovrebbe essere collegata da remoto, in alternativa all'onorevole La Salandra, così alterniamo un po' il ciclo di risposte con qualche intervento in chi ha avuto meno
tempo nella precedente seduta. Prego l'onorevole Dori. Sì, la ringrazio Presidente, anche perché infatti l'ultima volta nemmeno i miei 5 minuti avevo utilizzato tutti proprio per lasciare spazio anche agli altri gruppi. Allora, vado rapidissimo anche questa volta su 3 temi. Uno l'ha già trattato poco fa, il tema delle detenute madri. Chiaramente il tema non è quello, cioè è chiaro che chi sbaglia deve poi da un punto di vista penale avrà la sua sanzione, però qui la questione è il come devono scontarla. E oggettivamente si è parlato di ICAM, di reparti negli istituti ordinari e via di seguito. Quindi la preoccupazione davvero dovrebbe esserci un investimento da parte del Ministero rispetto ad esempio a queste esperienze delle case famiglia, chiaramente sotto tutte le forme di controllo e quant'altro, ma soprattutto nell'ottica di quei bambini che invece di responsabilità, a prescindere da reato magari anche grave della madre, non ne hanno, con le conseguenze sui figli che sappiamo, gli esperti lo dicono, insomma, quello che comporta a questi bambini neonati trovarsi in quelle condizioni. Secondo tema, lei prima ha parlato in generale sul sovraffollamento dicendo che non c'è una diretta correlazione tra i nuovi reati introdotti negli ultimi mesi e il sovraffollamento, però almeno per quanto riguarda invece gli IPM sembra, almeno dai dati che sono emersi anche in questi giorni, che invece una correlazione ci sia, e questo è per noi un elemento di assoluta preoccupazione, perché almeno quelli hanno sempre funzionato con alcuni limiti magari più strutturali che non organizzativi. Ne ho visitati numerosi, devo dire anche con sorpresa vedevo effettivamente dei progetti che funzionano bene. Se diventano sovraffollati anche quelli, di conseguenza è una preoccupazione. Quindi anche in questo caso non è questione di una dicotomia tra impunità da una parte e dall'altro pene esemplari, ma proprio poter poi trovare delle soluzioni alternative alla mera detenzione, soprattutto nell'ottica dei minori. Ultima questione che invece volevo porre, perché mi è capitato un caso specifico che tra l'altro ho già sottoposto al Ministero anche con 2 question time, glielo pongo un quesito sinceramente da approfondire, non pretendo una risposta adesso, rispetto alla conservazione delle immagini registrate all'interno degli istituti penitenziari. Perché se ci sono dei termini come può essere quello dei 7 giorni in situazione, cioè la conservazione prima della cancellazione o riscrittura insomma di queste registrazioni in condizioni normali, ma all'interno delle carceri 7 giorni non possono essere sufficienti, e mi è capitato in un caso specifico che se c'è un fatto anche di una certa gravità, poi il detenuto viene trasferito in ospedale e lì sta più di 7 giorni, e poi però bisogna ricostruire quello che è avvenuto, e poi la risposta è che ormai le immagini sono state cancellate perché sono passati 7 giorni, perché il procedimento giudiziario non era ancora iniziato, perché poi non si sapeva come sarebbe finito in ospedale quel povero ragazzo. Ecco, io penso che invece debba esserci, le chiedo come riflessione o approfondimento, una norma, cioè che sia fisso, insomma, che ci sia una conservazione non discrezionale ma molto più ampia, chiaramente con tutti i criteri stabiliti dal garante privacy, per le strutture carcerarie, in modo che, a prescindere da quello che può capitare da lì a 7 giorni, possa esserci la possibilità poi di ricostruire la vicenda. Grazie. Grazie onorevole Dori. Allora tornerei alle risposte, poi in coda può ovviamente, salvo che non arrivi. Questa la faccio in 60 secondi. Perfetto, allora telegraficamente, e poi c'era la risposta all'onorevole Dorso. Certo. Prego. Allora, sulle case famiglia, sicuramente è quella una strada che anche noi intendiamo percorrere, ma come accennavo prima, è la magistratura che deve disporre questo. Nelle nostre case famiglia ci sono posti liberi, quindi premesso che anche per il principio di territorialità della pena sarebbe opportuno di crearne delle altre, però al momento la mancata immissione in case famiglie non dipende da carenza di posti letto, di posti di accoglienza in questo caso. Sulla correlazione ho letto anch'io i dati tra nuovi reati e aumento delle presenze nell'IPM, non le so dire molto perché se ne occupa l'altro dipartimento, le so dire che siamo in contatto col Presidente San Germano e stiamo offrendo delle strutture per creare, come dire, luoghi di accoglienza laddove l'aumento, l'incremento di numero dei minori, di imputati, di indagati, imputati
detenuti minorenni dovesse essere incompatibile con le strutture che hanno, insomma, vi faremo fronte. Sulla conservazione delle immagini, allora le norme sono quelle che lei ha citato, quelle che la privacy. Noi senza un provvedimento dell'autorità giudiziaria non possiamo discostarci da quelle che sono le regole generali, ma segnalo un protocollo che è stato stilato pochi giorni fa, poche settimane fa, ad opera del Procuratore della Repubblica di Napoli e dell'ASL. Doveva essere a tre parti, quindi anche con l'amministrazione penitenziaria, e riguardava le regole di primo ingaggio, di primo intervento laddove si verifica un evento critico, regole da dare agli operatori di polizia giudiziaria. Tra queste regole, ripeto, questo protocollo è stato in parte sottoscritto, in parte è ancora all'esame perché ci piaceva tanto, che volevamo elevarlo a modello nazionale, si potrebbe prevedere che in caso di evento critico la polizia penitenziaria, investita di compiti di polizia giudiziaria, possa sempre sequestrare, anzi debba sempre sequestrare la copia delle immagini e metterle a disposizione dell'autorità giudiziaria, quello che sia l'esito o l'avvio o meno del procedimento penale, in maniera tale che viene cristallizzata la memoria dell'evento. Torniamo. Bene, tornando, sempre come metodo, se ritiene può accorpare nei prossimi 5-10 minuti la risposta all'onorevole Dorso a quella, se c'è, all'onorevole Caffiero De Raro. In realtà erano proprio diversi i temi. Se vuole può, diciamo, sì, svilupparle in sequenza, in modo che poi possano avere una risposta. Dunque... Però questa, diciamo, la prima domanda dell'onorevole Dorso merita una, diciamo, risposta un po' più approfondita, perché almeno sul tema dei suicidi va al nocciolo della questione. L'onorevole ci chiedeva: ma mi fate per cortesia capire in dettaglio qual è il profilo di quelli che si sono tolti la vita? Allora, come dicevo in precedenza, accanto all'analisi che è stata fatta a livello scientifico dal gruppo di lavoro sugli 84 suicidi del 2022, l'abbiamo provata con le risorse nostre interne a fare sui 19 suicidi del 2024. Allora, sono in grado di dirle, 7 erano definitivi su 19. In attesa di primo giudizio erano 8 e 3 con posizione giuridica mista. Un solo detenuto era appellante. I detenuti ubicati in cella singola, mi pare che ci fosse una domanda anche dell'onorevole Cafiero su questo, erano 5, di cui 2 in isolamento disciplinare. Sapete tutti che esistono vari tipi di isolamento, c'è quello giudiziario, c'è quello sanitario, c'è quello disciplinare. In questi casi, solo in 2 dei 5 si trattava di isolamento disciplinare. I detenuti ubicati in cella multipla erano 14. I detenuti ristretti nei reparti ordinari erano 13, sempre dei 19, queste cifre ovviamente, questi dati non vanno sommati gli uni agli altri. I detenuti a regime protetti erano 5, un solo detenuto era a regime di alta sicurezza. Anticipo una risposta all'onorevole Cafiero: non c'è una serie neanche storica di apprezzabile di casi di suicidio sul 41 bis, quindi non esistono. C'è quindi una netta prevalenza di suicidi presso le case circondariali, 15 su 19. Questo dato però va commisurato a quell'altra riflessione che vi invitavo a fare in precedenza, cioè che la più gran parte dei nostri istituti penitenziari, i tre quarti, sono case circondariali e non case di reclusione. Quindi questo dato si spiega con la anche numerosità maggiore tipologie degli istituti di accoglienza. C'è una lieve prevalenza quindi di suicidi di detenuti in stato di custodia cautelare, 10 su 19. Anche questo dice lunga su quelle considerazioni che venivano fatte non solo da me ma anche da voi sulla necessità di essere particolarmente attenti su questi soggetti nei cui riguardi
sostanzialmente ci troviamo di fronte ad una prima carcerazione, ad un primo impatto con gli istituti penitenziari. 8 detenuti erano stranieri, 8 detenuti su 19 erano in carcere per reati di maltrattamenti in famiglia o per violenza sessuale, in prevalenza rispetto agli altri titoli detentivi. 5 detenuti erano detenuti per omicidio tentato o consumato. La restante parte si trovava ristretta per lo più per reati contro il patrimonio, ovvero connessi a sostanze, a traffico di sostanze stupefacenti. 2 suicidi si sono verificati presso la casa circondariale di Verona, 2 suicidi nel 2024, stiamo parlando dei 19. Se vanno sommati agli eventi da novembre 2023 in poi, arriviamo a 5 suicidi a Verona. Ho fatto fare un focus specifico su Verona. Sia l'area trattamentale, sia l'area della sicurezza funzionano perfettamente. Le disposizioni sono impartite e sono eseguite correttamente. La visita dello psicologo era avvenuta il pomeriggio prima dell'evento. Tutti gli altri erano stati tutti intervistati in sede di primo arrivo, ma seguiti e monitorati dall'area sanitaria. Mi riferivo a Verona. 4 detenuti, torniamo ai 19, avevano ricevuto pochi giorni prima del suicidio provvedimenti sfavorevoli. Questo è uno dei casi ulteriori anche di Verona, dei 5. Quello che si è suicidato, poverino, dopo essere rientrato, nel senso dopo aver fatto rientro quel giorno, ma non gli era stata revocata la semilibertà, è rientrato in istituto e si è suicidato nel cortile. Da notizie, noi non abbiamo accesso al registro notizie di reato, come ovvio, come DAP, quindi non possiamo sapere se a carico di questi, dei nostri detenuti ci siano altri procedimenti in corso d'opera, ma da notizie informali, verosimilmente acquisite in loco dalla direzione del carcere, dall'avvocato, presso l'avvocato, pare che fosse in arrivo una misura o un provvedimento relativo a un altro procedimento in cui costui era indagato. Quindi io lo ascriverei a questa categoria, cioè sono 4 più questa situazione qua che avevano o avrebbero ricevuto di lì a poco un provvedimento giudiziario sfavorevole, un rigetto a un'istanza o un aggravamento della situazione. 8 detenuti, questo è rilevante, avevano problematiche psichiatriche, psicologiche, sanitarie o connesse all'uso pregresso attuale di sostanze stupefacenti ed erano stati sottoposti a provvedimenti di grande sorveglianza o presi in carico dallo staff multidisciplinare. La prevalenza dei detenuti, questo è un dato in contrasto rispetto ai risultati della ricerca che abbiamo fatto sul 2022, sugli 84 del 2022, in relazione ai quali vi dissi l'altra volta che la stragrande maggioranza di costoro non aveva rapporti con avvocati, familiari, contatti, colloqui telefonici. In questo caso la prevalente parte, 10 su 19, invece effettuava regolari colloqui. Questo è un po' anche il portato di uno sforzo che noi abbiamo impartito alle direzioni proprio per favorire in qualche modo e allargare nell'ambito delle regole consentite questa possibilità di contatti. Sovente anche contatti telefonici. Soltanto 4 detenuti non svolgevano colloqui e non facevano telefonate familiari, 3 dei quali erano stranieri e quindi è già più comprensibile. Infine, solo 6 detenuti non avevano effettuato colloqui o telefonate con i difensori. Anche questo è un dato che va naturalmente al di là dell'esercizio strettamente del mandato difensivo. La presenza di un difensore, il contatto del difensore, noi lo viviamo quando ci vengono richieste le autorizzazioni alle direzioni, vengono richieste le autorizzazioni alle telefonate verso i difensori e in qualche istituto si è costretti a contingentare questo tipo di telefonate e si dà prevalenza a chi è indagato, chi è sotto processo, perché si capisce che lì c'è un'immediatezza dell'esercizio del mandato difensivo, ma non per questo non viene consentito e anzi
a scopo di prevenzione del suicidio anche a chi ha definito la sua pena e può avere, trovare nel rapporto con l'avvocato non una soluzione endoprocessuale, ma una soluzione dal punto di vista, non dico di supporto psicologico, ma perlomeno di recupero di quella speranza a meccanismi anche extraprocessuali che possano migliorare la sua situazione. Un detenuto, l'abbiamo detto prima, beneficiava di permessi premio e un altro era semilibero. Questa è la situazione di fronte alla quale ci troviamo. Quindi possiamo, dobbiamo ribadire che per come è strutturato il principio dell'accoglienza e dell'affidamento a questa struttura multidisciplinare di primo impatto, il meccanismo funziona, sia pure con quei limiti che vi ho ricordato la volta scorsa. Bisogna omogeneizzare i linguaggi, bisogna individuare dei parametri oggettivi scientificamente validati in modo tale da lasciare a tutti i detenuti, lasciare in relazione a tutti i detenuti una traccia certa in favore dell'operatore penitenziario o dell'operatore che metterà mano alla sua posizione, avere chiara l'idea della valutazione che è stata fatta in precedenza. Permettetemi di inserire, e questo è un altro tema che viene toccato più volte negli interventi vostri e nella mia relazione dell'altra volta. Noi non possiamo essere, per le ragioni di carenza di personale, ci siamo riferiti solo alla polizia penitenziaria. Noi abbiamo il 4 marzo immetteremo in possesso gli ultimi 224, mi pare, funzionari pedagogico-giuridici. Praticamente completiamo per la prima volta quasi del tutto la pianta organica. È una pianta organica insufficiente rispetto alla popolazione detenuta, rispetto alle finalità che noi ci vogliamo prefiggere. Per questo motivo noi non possiamo non richiedere uno sforzo collettivo ad altri soggetti. Ci sono, questi altri soggetti sono già presenti nei nostri istituti penitenziari. Io alludo al volontariato, al terzo settore. Noi abbiamo, nel 2023 sono riuscito ad incentivare del 15% gli accessi e le autorizzazioni ex articolo 17, ex articolo 78, cioè sono quelli che più o meno stabilmente o occasionalmente desiderano porre la loro opera volontaria, gratuita, professionale, perché si tratta di soggetti inquadrati nell'ambito di associazioni, di gruppi di associazioni con una consolidata esperienza di attività endocarcerare, decidono di porre la loro attività al servizio dei nostri detenuti. Io ho incontrato nelle more, diciamo, di questo secondo incontro con voi le due organizzazioni principali del volontariato, la Conferenza Nazionale del Volontariato e il COSEC, che mi sono sembrati molto molto desiderosi di ampliare ed elevare il loro contributo. Ho constatato che in alcune virtuose realtà, e voglio estenderla a tutte le realtà del Paese, nella commissione suicidi che esiste in ogni istituto penitenziario, in alcune realtà ne fanno parte anche i rappresentanti del volontariato, non sempre. Devono farne parte anche i rappresentanti del volontariato. Abbiamo concordato con loro di tirarli dentro, non più nell'ambito dell'attività formativa, per le nostre forze, per le nostre risorse. Non devono venire però soltanto a fare una lezione ai nostri istituti di formazione. Noi vogliamo realizzare dei percorsi di formazione condivisa. Vogliamo che la formazione avvenga, i nostri poliziotti penitenziari, i nostri operatori civili, funzioni centrali, insieme con le migliori realtà del volontariato. Grazie dottor Russo. Darei la parola, se il Movimento 5 Stelle, il gruppo, deve rispondere a... Telegrafico, prego. Sì, ringrazio intanto chiaramente per la puntualità, insomma, il dettaglio della...
diciamo, nell'approfondimento. Solo una cosa veramente telegrafica, io penso però che non possiamo andare a delegare tutto al volontariato, spero ci sia anche un intendimento, uno sforzo per ampliare quella pianta organica di funzionari giuridico-pedagogici di cui stiamo parlando, perché stiamo ammettendo, siamo tutti consapevoli che c'è un'insufficienza, una carenza. Dico, vorrei sentire anche questa come considerazione, come impegno, come sforzo, ecco, diciamo, sarebbe auspicabile davvero. Grazie onorevole D'Orso, chiedo scusa, cambierei un giro di risposte. I colleghi del gruppo del PD mi segnalano che hanno alcune brevi domande che forse può essere utile facciano prima di un ultimo giro di risposte a loro, fermo restando che già con le prime risposte ai quesiti dell'onorevole Gianassi erano stati già dedicati i primi 20 minuti. Quindi il gruppo del PD mi garantisce che queste domande riesce a farle entro 5 minuti. Grazie. Guardi, io ne ho una, riguarda i temi che ho posto nella scorsa occasione su cui abbiamo parlato, il tema del sovraffollamento carcerario, perché lei, dottor Russo, ci ha detto nella scorsa occasione che per quanto riguarda l'aumento dei posti garantite, 2.350 posti in più con le risorse del Ministero delle Infrastrutture, 640 posti sono con le risorse del PNRR e in più lei impegnava intervento del Ministero per 950 posti. Da qui ai prossimi anni sono 3.940, in realtà un po' meno, perché ci ha detto che di quei 2.350 una parte andranno sul 28, diciamo 3.800-3.900 posti. Il sottosegretario Del Mastro nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente che sono previsti 7.300 posti in più. Ora lei capisce che se il sottosegretario dice 7.300 con delega al DAP e il direttore del DAP dice 3.800, perché stiamo parlando di numeri, evidentemente le due cose non sono coincidenti. Quindi io le chiedo se sono 3.800-900 come lei ci ha detto qui, oppure ha ragione Del Mastro, non sono 3.800 ma sono 7.300. Domanda molto semplice. Sì, grazie. Facciamo tutte le domande e poi siamo nel tempo finora. Prego. Allora, io mi ricollego, dottor Russo, a una domanda che le avevo già fatto la scorsa volta sulla polizia penitenziaria, in particolare sulla disciplina che riguarda le sanzioni disciplinari, no? Quindi in particolare il regolamento. Ora le chiedo, mi risulterebbe che il DAP avrebbe fatto una bozza di regolamentazione dei criteri di avanzamento, peraltro con una circolare modificando una norma primaria, cioè l'articolo 14 del decreto legislativo 146. Ora, premesso che questo risulterebbe da un punto di vista giuridico assolutamente, diciamo, dico sbagliato, ma insomma ci siamo capiti, le chiederei se questo è vero, se intendete procedere in questo modo. E se intendete procedere in questo modo, se non ritenete piuttosto che sia importante andare a monte su quelle regole che mancano e quindi partire dal regolamento primario, non modificare con una circolare una norma primaria e piuttosto disciplinare in modo, mi verrebbe a dire, sensato quella che è la vita, diciamo così, dell'agente di polizia penitenziaria, non solo, insomma, della persona che si occupa di polizia penitenziaria all'interno delle carceri e non solo. Anche perché questo aiuterebbe a fare chiarezza su alcune posizioni che hanno riguardato fatti anche recentemente avvenuti. Grazie onorevole Serracchiani, non ho capito se Zan o Di Bia. Zan, prego, onorevole Zan. Sì, grazie, in attesa che di sentire, diciamo, le risposte del dottor Russo sulle due questioni che avevo posto in merito alle telefonate come tema per ridurre, diciamo, il rischio di suicidi e rispetto alla storica sentenza della Corte Costituzionale sugli affetti, se il DAP sta predisponendo delle strutture agili per permettere i colloqui riservati e per garantire anche un diritto all'intimità, diciamo, delle persone che ovviamente sono separate con i propri cari, con i propri affetti, ma non solo questioni sessuali ma anche di relazionali con i figli. No, un tema volevo porle brevemente. Girando un po' gli istituti penitenziari, una delle cose che avverto, che denunciano, è la mancanza, ad esempio, di direttori dei carceri, perché, ad esempio, nel caso di Padova, il direttore, non so se magari poi la cosa è già superata, è direttore della casa circondariale e anche dell'istituto Due Palazzi, dove ci sono, diciamo, detenuti definitivi, e la cosa che si lamenta è che alcuni
ci delizia con Sanremo la collega. È una delle attività alternative al carcere. E ci sono molti detenuti che dovrebbero scontare pene brevi e dunque essere dirottati nelle case circondariali, che invece vengono messe negli istituti a lunga detenzione, e questo compromette, lo denunciano sia la polizia penitenziaria che i direttori che il personale, compromette la parte trattamentale, perché un conto sono i detenuti che devono stare lì tanti anni e che cominciano percorsi di studio, di lavoro alternativi, con detenuti che stanno lì 2-3 mesi, a cui non gliene frega assolutamente nulla di intraprendere dei percorsi di questo tipo, e disturbano, dico così, gli altri detenuti, compromettendo poi l'esito finale. E parlo anche dei detenuti con problemi psichiatrici che vengono inseriti appunto in strutture non idonee, e anche questi contribuiscono a compromettere la parte di lungo trattamento che invece è fondamentale, insomma, per i definitivi che devono stare in carcere molti anni. Grazie onorevole Zan. Onorevole Di Biase, prego. Guardi, telegrafica. La vicenda che vorrei, insomma, su cui vorrei una risposta riguarda il DDL in materia di sicurezza, il pacchetto sicurezza, il DDL sicurezza, che all'articolo 415 bis pone una modifica del reato di rivolta penitenziaria, dove si parla addirittura rivolta passiva, resistenza passiva, chiedo scusa. Allora, la domanda è molto semplice. In questo modo quello che si sta vietando è anche una protesta pacifica dei detenuti, che è l'unico modo che i detenuti hanno per dimostrare anche il loro malcontento, la propria situazione di disagio, e che viene di fatto omologata e viene trattata alla stregua di una protesta violenta. La mia domanda è semplicissima. Io volevo sapere se lei non ritenesse che in questo modo viene stravolto quello che è il modello penitenziario italiano. Grazie. Grazie colleghi. Allora darei la parola al dottor Russo, che può utilizzare i prossimi 10 minuti per rispondere a questi quesiti nella misura in cui ritiene, e al residuo dei quesiti dei colleghi del PD, quindi tolto Giannassi che aveva già... C'è una risposta. Comunque veda lei nell'ambito di questi 10 minuti a come rispondere ai quesiti che fanno riferimento al gruppo del PD. Sì, sì, no, in realtà l'arcano è facile da decifrare. I dati che ho dato io erano riferiti alla risposta al problema del sovraffollamento e all'immediatezza dell'intervento. Se ricordate, io vi avevo detto che questi erano posti che sarebbero quelli che ho citato io, sarebbero stati disponibili entro il 2025, primo semestre 2026 più o meno. Il dato che ha citato l'onorevole Del Mas l'ho sentito anch'io, mi ricordo l'altro giorno a Montecitorio, a Palazzo San Macuto, di 7.300 posti detentivi, risulta da un documento del DAP, del nostro ufficio beni e servizi, che vi lascio, che è la somma degli interventi anche a media realizzazione, e quindi sono 3.300 nuovi posti detentivi più da realizzare, oltre di cui 640 i famosi padiglioni PNRR, 2.426 con i fondi del MIT, i 2.300 che avevo citato io, 2.350 in realtà sono 2.426, più lavori di recupero della caserma Barbetti, 250 posti, più recupero di altri posti detentivi per 3.985, per un totale di 7.300. In questo appunto non viene indicato la tempistica, la caratterizzazione temporale, che devo ritenere protrarsi fino almeno al 2027. Quindi non sono in contrasto i dati, l'uno era riferito a un periodo temporale più immediato, questo a un periodo temporale più ampio.
Onorevole Serracchiani, allora le do la risposta intanto pure sull'altra domanda, quella sulla esistenza o meno di un regolamento per l'applicazione della sospensione facoltativa dei nostri, della polizia penitenziaria. Allora, non esiste un regolamento, non è mai esistito, non se n'è mai avvertita la necessità. Devo anche dire la verità che, come è ovvio che sia, i provvedimenti di sospensione facoltativi, articolo 7, secondo comma, sono ricorribili e tutti quelli nei confronti dei quali è stata azionata un ricorso di tipo giudiziario al Tribunale amministrativo sono stati tutti rigettati. Quindi l'esercizio della discrezionalità amministrativa, sto parlando della serie storica, non dei miei, perché sono abbastanza recenti per poter avere una validazione, diciamo, del giudice amministrativo, sono stati sempre rigettati. Le posso dire qual è la regola alla quale mi ancoro io, senza che sia stato necessario tradurla in un regolamento? Laddove si tratta di sospensioni che derivano, queste non sono sospensioni disciplinari, ma sospensioni che derivano da un procedimento penale. Come lei sa bene, il procedimento penale può avere varie evoluzioni. Laddove ci sia una misura cautelare giudiziaria, scatta la sospensione obbligatoria. Quando viene meno il provvedimento cautelare del giudice ordinario, noi ci regoliamo in questo modo. Se non è stata esclusa la sussistenza di gravi indizi, quindi il fatto, per come consacrato nella descrizione della imputazione, rimane confermato e si tratta di fatti gravi, uno per tutti la tortura, per intenderci, ma anche corruzione, armi, traffico, anche commercio minimo di sostanze stupefacenti, io applico la sospensione facoltativa. Laddove la gravità indiziaria non viene confermata, perché per esempio interviene il Tribunale della Libertà o lo stesso giudice che ha emesso la misura, melius re perpensa, rettifica l'imputazione o la sua visione processuale, in quel caso, essendo venuto meno il presupposto della certezza cautelare dell'accadimento, io revoco la sospensione, non applico la sospensione cautelare. Le faccio un esempio, ovviamente senza nome. Il rigore che ho inteso adottare e che io penso possa essere anche alla base di un visibilissimo decremento dei casi di violenze, di reazioni abnormi da parte dei poliziotti penitenziari nei nostri istituti, che si è registrato nell'ultimo anno rispetto a qualche episodio precedente, forse deriva proprio da questo rigore che per esempio mi ha portato, in relazione all'episodio di Reggio Emilia, che è assurto alla cronaca nei giorni scorsi, ma che noi avevamo trattato naturalmente fin dal marzo 2023, e mi fa piacere sottolineare come anche in questo caso il Procuratore della Repubblica abbia inteso riferirsi alla Polizia Penitenziaria come organo per svolgere le indagini, ad attestare un rapporto di fiducia e di credibilità che abbiamo saputo conquistarci. Bene, un soggetto nei confronti del quale il giudice aveva revocato la misura cautelare e sostenendo che non sussistessero esigenze perché il soggetto poteva benissimo essere messo a lavorare, quindi negli istituti penitenziari ma in un altro istituto, io ho ritenuto che, essendo stata confermata la modalità, quindi il fatto, questo fosse incompatibile con la prosecuzione attuale in attesa della decisione finale poi dell'autorità giudiziaria. Non mi risulta di aver fatto una norma che viola la norma primaria. Il disciplinare che ho inteso eseguire intanto non riguarda gli agenti di polizia penitenziaria, ma soltanto la fascia dirigenziale. E ho inteso. L'ho detto non per correzione, ma per sottolineare di quanto sia rilevante questo aspetto. Trattandosi di soggetti che devono andare ad acquisire posizioni di
apicali nell'organizzazione, io ho inteso individuare in esecuzione della norma primaria una serie di parametri, sono gli indicatori, i coefficienti che, attraverso i quali si moltiplicano gli anni di servizio e le attività svolte, una serie di coefficienti che finalmente, e lo dico con forza e con energia rivendicando questa scelta e questa responsabilità, finalmente premino negli avanzamenti di carriera chi sta in trincea, chi ha svolto funzioni di comandante, vicecomandante negli istituti, a detrimento delle carriere di chi ha svolto le proprie carriere accumulando punti su punti per la collocazione in queste graduatorie attraverso la partecipazione a corsi di formazione, a master, a commissioni interne nel DAP che nel corso dei decenni si sono moltiplicate. Quindi abbiamo sfoltito, o meglio abbiamo riconosciuto in maniera più ridotta il coefficiente a chi pure si è prestato meritoriamente a queste attività, ma abbiamo inteso premiare chi fa l'attività precipua di comandante, vicecomandante degli istituti o dei nuclei scorta e traduzione. L'onorevole Zan, con l'avvento degli ultimi 54 direttori che abbiamo licenziato qualche mese fa, abbiamo coperto, credo ci siano solo 15 o 16 istituti privi di direttore, alcuni dei quali non potevano, per ragioni di opportunità, essere coperti con funzionari di prima nomina per la delicatezza, per la rilevanza degli istituti stessi. Sta per completarsi il successivo corso che consentirà di immettere entro i prossimi mesi altri 44, credo, direttori, e così non solo copriremo tutti i posti, naturalmente con una serie, un giro di trasferimenti, dei direttori titolari, ma riusciremo ad affiancare i direttori con dei vice direttori, uno più di uno, degli istituti maggiormente importanti. L'onorevole Di Biase. Ah no, quelle precedenti, sì, no, come no? Sì, anche perché la risposta è questa. Sull'affettività, credo di aver già detto l'altra volta, intendiamo dare non piena, ma di più, una avanzata risposta all'ordine specifico che la Corte Costituzionale ha dato in attesa delle valutazioni del legislatore all'amministrazione penitenziaria. L'amministrazione penitenziaria deve rendere possibile, rebus sic stantibus, la realizzazione di colloqui privi di questo controllo. Io li chiamerei così. Poi l'espressione sull'affettività, naturalmente ci si arriva, però non è quello l'obiettivo principale. L'idea mia, che diciamo, è stata condivisa a livello di dipartimento ed è al momento al vaglio di gabinetto e della parte decisionale, è quella ancora una volta di realizzare un'iniziativa partecipata. Io vorrei che tutti gli stakeholders importanti, dagli avvocati alla società, dagli psicologi agli architetti, venissero a far parte di un gruppo che innanzitutto deve individuare non un modello da realizzare fra 10 anni, ma uno o due o tre istituti penitenziari già esistenti, già pronti sul territorio, che si prestino non solo per caratteristiche fisiche ma anche per predisposizione ad ospitare questa sperimentazione. All'esito di questa sperimentazione, io spero che nel frattempo di offrire questi esiti all'ufficio legislativo, che, come dissi l'altra volta, ha già preso in mano la questione, sta già facendo le sue valutazioni, di offrire anche l'esito di questa sperimentazione all'ufficio legislativo in modo che possa guidarne l'avviso e il consiglio. Sulle telefonate, no, sulle telefonate in realtà pensavo di averlo detto già l'altra volta, il Dipartimento si è fatto promotore di questa importante modifica, noi la riteniamo molto importante perché non consiste solo nell'aumento del numero delle telefonate ma nello sblocco dell'esistenza di un limite. Le telefonate ad avviso del Dipartimento
e abbiamo concorso a depositare una, a formulare una modifica legislativa, le telefonate devono far parte, sono un elemento del trattamento. Come tale, il direttore è facoltato a consentire anche 100 telefonate al giorno, non come premio, non è una premialità, ma è uno strumento del trattamento. Lo dice l'ordinamento penitenziario, lo dice il regolamento penitenziario, il rapporto con la comunità e con gli affetti familiari è uno degli obiettivi che devono essere perseguiti per la finalità rieducativa della pena. Nella proposta nostra non c'è limite. Ovviamente sono esclusi 4 bis, insomma è inutile che lo diciamo. Onorevole Di Biase, allora mi dispiace, non sono in grado veramente di darle questa risposta, se non se ci dovessimo incontrare in un contesto, diciamo, di ricerca scientifica. Non è compito del DAP, non è un'iniziativa questa che parte dal DAP, è una opzione che il legislatore, il governo hanno all'esame, immagino sia stata vagliata a livello di ufficio legislativo. Noi non siamo stati coinvolti, non abbiamo un ufficio legislativo al DAP, non siamo stati coinvolti in questa valutazione, quindi veramente non saprei rispondere. Grazie dottor Russo. È rimasto l'onorevole Cafiero. È rimasto solo l'onorevole Cafiero. Chiedeva una precisazione di dettaglio all'onorevole Di Biase, laddove con riferimento alla differenza sui numeri di cui parlava l'onorevole Gianassi e alla risposta può lasciare una nota sul medio termine. Allora, quello era un calcolo che avevo fatto io ed era, mi pare, il primo semestre 2026, i numeri che avevo dato io. In questo appunto non c'è, immagino che siano tutti quelli programmati e finanziati, poi bisognerebbe chiedere all'ufficio tecnico quando si concluderanno, perché poi in realtà il sociale del Mastro credo che si riferisse al numero di posti letto, diciamo così, che erano stati già programmati, finanziati e avviati a realizzazione. Quando lui dice noi realizzeremo 7.300 posti detentivi in più, dice esattamente quello che il Dipartimento sta facendo. Io rispondevo, ma come risolvete la questione a breve di tipo del sovraffollamento? E vi dicevo, entro i prossimi sei mesi otterremo 900, mi pare, posti, entro la prima metà del 2026, 2350. Scusi, dottore, no, però per così, correttezza e trasparenza, lei è stato molto chiaro, anzi la ringraziamo di essere qui, però lei ci ha detto e ci conferma che lei è capo del DAP, che i posti in più saranno circa 3.800-3.900 al primo semestre del 26. Quindi quando il sottosegretario Del Mastro parla di 7.300 posti in più si riferisce a un termine sicuramente successivo, perché può essere il 28, il 29, il 30, no, il 35, non ci ha detto il tempo, non ci resterà. No, sicuramente, scusi, non volevo interromperla. No, prego, però come dire, lei ci ha confermato, ma ovviamente persona serissima non avrebbe potuto fare altrimenti, quanto ci ha detto l'altra volta, cioè sono previsti interventi utilizzando il PNRR, mi sarà la giustizia e il MIT, altrimenti l'altra volta ce l'aveva detto, sono 7.300. Ma va bene, poi io avevo già detto che questa non è la soluzione, perché lei stesso ci ha detto aumentano, già oggi ci ha dato un dato superiore all'altra volta, aumentano di 400 unità, peraltro è solo per così tra noi, io segnalo, l'ho detto anche l'altra volta, il sottosegretario Del Mastro dice 51.000 è la capienza, il garante per i detenuti pubblica ufficialmente che i posti disponibili sono 47.000, lo dico perché altrimenti dite che sta sbagliando il garante, non credo. 51.000 è la capienza, che è teorica, i posti disponibili sono 47, oggi abbiamo 14.000 detenuti in più, quindi anche nella idea del sottosegretario Del Mastro non si raggiungerà, come dire, il cancellazione del sovraffollamento, però quello è un altro tema. Sui numeri, a me interessava, e lei, ma non avevo dubbi, ci confermasse da qui alla metà del 26 quanto ci ha detto. Io naturalmente mi riservo nella nota scritta di dare anche questo dettaglio, cioè dei 7.300 posti che sono stati, la cui realizzazione è stata avviata, che scadenza avranno, cioè quando si realizzeranno, così avete il quadro completo. Benissimo, grazie. Lascerei solo alcuni ultimissimi minuti di
risposta, se deve ancora darla, all'onorevole Caffiero De Rao e al collega per Fratelli d'Italia che non è ancora intervenuta, cioè l'onorevole La Salandra, che avrà un quesito da formulare. Sì. Allora, l'onorevole Caffiero sollevava la questione della eventuale correlazione tra carenza di personale negli istituti in cui si era verificato il suicidio. Noi abbiamo fatto questa verifica che non era mai stata immaginata, però non ci ha dato risultati significativi, nel senso che in 8 sui 19, parliamo sempre di 19 del suicidi del 2024, 8 istituti non presentavano carenza di personale, 7 una lieve carenza di personale, 6 una importante carenza di personale. Quindi premesso che abbiamo detto che mancano 7.000 unità, però in relazione specifica a questo dato non c'è una correlazione. Però è uno spunto estremamente interessante, perché io l'ho voluta ancorare non solo a questo, visto che ci siamo incamminati su questa verifica, la sposteremo anche a tutti gli altri settori del nostro intervento e di vedere quante attività trattamentali, quante attività di studio, quante attività su quegli istituti venivano offerti. Poi l'altra domanda importante era sulla questione del 41 bis. Nessuno dei suicidi era assegnato al 41 bis, uno all'alta sicurezza. Abbiamo già dato risposta a se erano soli o con altri detenuti. Ci sono camere di pernottamento con 10 detenuti, se ci sono queste camere di pernottamento. Allora, esistono alcuni casi di questo genere e tranne l'istituto di Brescia e l'istituto di Napoli Poggioreale si tratta di casi in cui sono ospitati o semiliberi o detenuti ammessi all'articolo ex articolo 21 al lavoro all'esterno, quindi hanno una minima permanenza nell'istituto. Ci sono invece almeno 3 casi a Poggioreale, 3 casi all'istituto di Brescia in cui ci sono anche detenuti ordinari. Quindi purtroppo c'è questa situazione, sono delle camerate molto grandi che sono rispettose dei 3 metri quadri pro capite della famosa sentenza Torreggiani. Quello che è di particolare disagio è la situazione che i servizi igienici sono parametrati, esattamente, ce n'è uno solo, e quindi ho preso nota e ho chiesto nell'ambito dei possibili sfollamenti dei singoli istituti di tenere conto di questo aspetto. C'era l'altro dato importante, quello sui colloqui dei detenuti al 41 bis. Allora, innanzitutto ho una bella notizia, come avrete letto anche credo oggi o ieri sui giornali, sono riuscito ad avere, lo dico con orgoglio perché c'è stata una mano importante sia del procuratore distrettuale che del procuratore generale di Cagliari, siamo riusciti a ottenere il famoso collaudo del reparto destinato al 41 bis a Cagliari. Capisco che questo getta un po' nello scompiglio, nello sconcerto la popolazione sarda che si vede come destinataria di questi criminalità di grosso calibro, però è la norma di legge che prevede che i 41 bis debbano essere destinati quasi esclusivamente a penitenziari in zone insulari. Ma indipendentemente da questo, si tratta di una vecchia vicenda che l'onorevole Caffiero ricorderà senz'altro negli anni scorsi, è dei lavori che erano compiuti da almeno 10 anni, 8-9 anni, bloccati per un contenzioso di tipo di collaudo. Siamo riusciti a ottenere il collaudo e la consegna e potremo allocare lì 70 detenuti. Noi non abbiamo un problema di sovraffollamento al 41 bis, però nella misura in cui noi dovessimo riuscire ad occupare questi nuovi posti a Cagliari, c'è un'altra difficoltà che naturalmente dovrà essere accompagnata da una congrua assegnazione di risorse di personale del GOM che scarseggia. Se riuscissimo a mettere in attività queste 70 celle unità abitative, riusciremmo a rendere ancora più sicuro il regime di 41 bis in altri penitenziari, perché come l'onorevole sa senz'altro, anzi sa,
negli altri istituti che non sono nati per essere istituti di alta sicurezza o destinati al 41 bis, c'è ancora la situazione che alcune celle sono prospicienti nel corridoio le une alle altre. Quindi il divieto di socialità, che seppure viene assicurato nel momento in cui si esce l'ora d'aria o le ore di socialità, quindi si rimane circoscritti al gruppo ammesso, predeterminato dalla direzione o dalla direzione generale, però alle volte il divieto di contatti viene reso, come dire, viene eluso per la posizione delle celle. Utilizzando le 70 celle di Cagliari riusciremo ad alternare una cella sì, una cella no, e quindi ovviare anche a questo aspetto. Ieri proprio abbiamo celebrato il 25esimo anniversario del GOM, dell'istituzione del GOM, e abbiamo fatto anche un punto situazione dell'evoluzione della capacità di analisi, di verifica, di interdizione delle comunicazioni da parte del GOM. Diciamo, gli stessi operatori, i vertici degli stessi operatori, il primo dirigente Zaccariello, per fare nome, il nome specifico, ha assicurato che la nostra vigilanza e la nostra capacità è molto alta. Siamo riusciti a diventare interpreti anche di queste capacità comunicative metaverbali, quindi non solo quelle strettamente di messaggistica con segnali, ma proprio di veri e propri alfabeti alternativi e di veri e propri codici di comunicazione preventivamente stabiliti. Siamo riusciti a interpretarli, a interromperli. Diciamo, questa applicazione pratica di un'esperienza che dura da 25 anni ha fatto sì che il GOM sia diventato anche per questo un modello internazionale. Solo per citare alcuni casi, abbiamo ricevuto delegazioni di vari paesi europei che sono venuti a conoscere proprio specificamente come il GOM svolge questo tipo di attività. Quindi una comprensione dei comportamenti, interdizione delle comunicazioni e soprattutto, questa è la parte che ho inteso io sottolineare nel mio intervento ieri, una capacità di analisi avanzata, un'analisi criminale, investigativa, che consente di offrire alle procure e alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo delle informazioni nuove, fresche, circa le dinamiche intramurarie, ma che si riflettono sulle dinamiche della criminalità organizzata all'esterno. C'era l'onorevole Lassalandra. Grazie, dottor Russo. La parola all'onorevole Lassalandra. Sì, grazie. Con favore, ho sentito parlare di stakeholder, quindi le faccio una domanda relativa al protocollo che è stato concluso nel giugno del 2023 tra il Ministero della Giustizia e il CNEL sul tema del lavoro, anche un po' perché sollecitato dall'AIGA e dall'ONEC, che se non sbaglio hanno chiesto di partecipare in modo attivo alla costituita o costituente cabina di regia. Quindi la domanda è sullo stato dell'arte di questa cabina di regia. Ed una seconda domanda afferisce al tema dei detenuti in via definitiva affetti da patologie psichiatriche, se sono in essere o possono immaginarsi dei percorsi con strutture esterne o misure anche alternative per questi soggetti. Dunque, il presidente del CNEL, il presidente Brunetta, ha una visione, come lei sa, molto inclusiva. Noi abbiamo inteso collocare questa cabina di regia, si chiamerà segretariato, all'interno del CNEL, proprio per consentire una libertà massima di azione, non vincolando l'amministrazione attiva penitenziaria e soprattutto per favorire la partecipazione di vari soggetti, tra cui l'AIGA e gli altri che lei ha citato. Diciamo che sarebbe stato inopportuno mettere sullo stesso piano
dei soggetti della Direzione Generale dei Detenuti che poi hanno materialmente il dominio, il controllo della gestione degli spostamenti dei detenuti. Quindi creeremo, abbiamo immaginato, questo segretariato all'interno del CNEL che sia fortemente inclusivo e metta dentro le associazioni professionali, le associazioni produttive, le associazioni di categoria e tutta un'altra serie di soggetti che si consorzino, si sforzino di offrire tutta la loro rete relazionale, quindi dei loro aderenti, per creare una piattaforma nazionale di offerta lavorativa. Si tratta di un esperimento molto innovativo, non esiste in nessun paese del mondo. Il CNEL ha messo a disposizione anche il migliore know-how e tutti i professionisti che collaborano a qualunque titolo con quella istituzione. Noi immaginiamo di realizzare nei prossimi mesi, perciò dicevo non voglio spoilerare un'iniziativa del Ministro e del Sottosegretario con delega e naturalmente del Presidente Brunetta, che porterà alla ribalta questo modo che noi immaginiamo di mettere in essere. Io vorrei a medio termine, adesso mi devo occupare dei suicidi, del sovraffollamento, dell'edilizia penitenziaria, delle telefonate, della dignità della pena, a medio e lungo termine vorrei realizzare una piattaforma informatica attraverso la quale offrire una visione al detenuto che voglia seguire un percorso di formazione in basket piuttosto che come giuntista della fibra ottica, di poter scegliere con l'avallo naturalmente del magistrato di sorveglianza e della direzione generale l'istituto dove andare a scontare la pena e acquisire questa formazione professionale o questo titolo per la successiva inclusione nel mondo del lavoro. Quindi non più il detenuto costretto da regole che vengono ritenute oppressive e il lavoro che deve essere portato negli istituti, magari un lavoro che non è gradito, che non è di utilità al singolo detenuto, ma creare una mobilità, fatta eccezione sempre per i circuiti che meritano una loro regolamentazione a parte, una mobilità basata proprio sulle esigenze lavorative e di formazione del detenuto. Un po' come ci chiede di fare già da adesso e cerchiamo di accontentare la CNUP, che è la Conferenza Nazionale dei Rettorati delle Università aderenti ai poli universitari penitenziari. Loro ci chiedono di spostare i detenuti a seconda del corso di studio di laurea che viene offerto a Torino piuttosto che a Palermo. E questo mi pare una risposta positiva anche a una visione moderna di esecuzione della pena. Detenuti psichiatrici, questo meriterebbe una relazione, un incontro a parte. Io vorrei che fosse da subito fatta chiarezza su un equivoco che ho visto aleggiare anche spesso in notizie stampa, eccetera. Allora, le REMS, le famose REMS, sono delle residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza. La misura di sicurezza non è l'esecuzione di una condanna, ma di una condanna detentiva, ma è l'esecuzione di una misura che viene irrogata dal giudice. Quindi è un numerus, come si dice, clausus di soggetti, credo che siano 600-700, adesso non ho il dato sotto mano, che sono nelle REMS perché sono soggetti che soffrono di patologie importanti, patologie mentali, nei confronti dei quali il giudice ha disposto l'internamento come misura di sicurezza. E sono affidate totalmente alla gestione sanitaria. Noi abbiamo chiesto, esistono credo una o due REMS per ogni regione, ne esiste una dunque per il principio di territorialità della pena, tra virgolette, questo vale anche per le REMS, quindi gli internati per i quali il giudice ha disposto l'esecuzione di questa misura in queste articolazioni devono farlo nella regione di appartenenza. Siccome sono strapiene le REMS e le regioni non sembrano allo Stato avere la volontà o non essere in grado di allestire altre REMS, ne abbiamo realizzata, grazie alla generosità anche economica della regione Liguria, una REMS Jolly che vale per tutto il territorio nazionale, una seconda REMS della Liguria che accoglie
REMS da tutta l'Italia. Va detto anche che esistono almeno 700, più o meno, il dato ve lo fornisco poi preciso, 700 soggetti nei cui confronti il magistrato ha stabilito l'internamento in una REMS che sono attualmente in altri luoghi, non detentivi, e questa misura non è eseguita per mancanza del luogo dove deve essere fatta. Non compete al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ma non c'è il posto. Esistono 48 soggetti, questa è la cosa più grave, ma siamo scesi negli ultimi 6-7 anni, da 90 oggi abbiamo 48, credo che sia il numero più basso nella serie storica degli ultimi 10 anni, detenuti sine titulo, cioè dei soggetti che hanno smesso di espiare la loro pena detentiva o non hanno mai avuto una condanna detentiva, ma che sono nei nostri istituti penitenziari perché non c'è, nei cui confronti è stata disposta l'esecuzione della misura di sicurezza, ma non c'è posto nelle REMS. Vengono quindi detenuti come gli altri detenuti, spesso ovviamente nelle articolazioni per la tutela della salute mentale, che sono invece nei nostri reparti, e occupano posti per i detenuti che potrebbero essere mandati alle articolazioni per la tutela della salute mentale. Un'ultima battuta devo dire, siamo in contatto con il Ministero della, i miei collaboratori, con il Ministero della Salute, per cercare di dare un forte impulso alla, diciamo, all'aumento del numero sia delle REMS ma soprattutto delle articolazioni da tutela della salute mentale. Ne esistono solo 31 nel nostro paese. Negli ultimi 6 mesi le regioni, perché anche questo essendo un trattamento essenzialmente sanitario, viene costituita o viene chiusa su determinazione della regione che deve mettere il personale sanitario. Negli ultimi 6 mesi ne hanno chiuse 4-5, quindi si è ridotto addirittura il numero delle articolazioni per la tutela salute mentale. Ma questo, dicevo, è l'altra grande partita che si dovrà giocare, cioè quella di restituire la funzione di recupero sanitario per un soggetto che è detenuto ad una articolata e incisiva azione di politica sanitaria. Questo passa sicuramente per il Ministero della Salute, ma anche per le regioni. Benissimo, grazie ancora dottor Russo, siamo riusciti a rispondere e ad ascoltare quasi tutti gli interventi. Io quindi ringrazio molto sia lei che il commissario Maurizio Mariani, che non avevo salutato all'inizio, anche per la presenza e la collaborazione. Vi ringraziamo anche per la documentazione che ci avete già anticipato, vorrete lasciare, nonché per questo canale di comunicazione con la segreteria, la presidenza della commissione, che potrà inoltrare e recepire e condividere con tutti i colleghi della commissione questo scambio di dati o informazioni utili. Quindi la ringraziamo molto, vi auguriamo ovviamente buon lavoro nei delicati contesti nei quali quotidianamente state operando. Grazie. Contate sul nostro sostegno. Buon lavoro anche a tutti voi.